Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere. Nel corso di questi anni nella nostra rubrica abbiamo spesso parlato delle proprietà e dei benefici derivanti dal consumo di un singolo alimento, ma spesso abbiamo anche parlato e dato dei consigli nutrizionali in caso di determinate patologie. Questo anche perché, diciamo, per sottolineare il fatto più altro che dal nutrizionista o comunque dagli specialisti della nutrizione si va non solo nel caso in cui bisogna perdere peso, ma anche per seguire dei regimi nutrizionali corretti nel caso in cui abbiamo ricevuto una diagnosi da parte del medico di determinate patologie. È il caso di quest'oggi di cui parliamo nell'alimentazione o comunque daremo dei consigli nutrizionali in caso della calcolosi renale. Vediamo prima cosa sono i calcoli. I calcoli sono delle masse di piccole dimensioni che si formano nei reni o nelle vie urinarie, provocando ovviamente dolore, anche abbastanza intenso, sanguinamento, infezioni e possono anche ostruire il flusso urinario. Ne esistono di diversi tipi e si differenziano in base alla composizione, alla grandezza, alla forma, e i più frequenti sono quelli di tipo calcico, uratico, ossalico e cistinico, ma i più frequenti in assoluto sono quelli formati dagli ossalati di calcio. Generalmente poi il calcolo si tende ad espellerlo anche nel giro di qualche giorno, di qualche settimana. Quando ciò, diciamo, non avviene, c'è necessità dell'intervento medico. Nel 90% dei casi sono cause idiopatiche, nell'altro 10% invece sono secondarie ad altre patologie. Ci sono differenti e tanti fattori predisponenti che possono essere quelli di tipo metabolico, di tipo endocrino, malformativi, a cui si aggiungono anche delle cattive abitudini, come può essere il bere poca acqua, quindi la disidratazione, oppure il sovrappeso, l'obesità, l'utilizzo di alcune tipologie di farmaci. In tutto questo, la terapia alimentare cosa si propone di fare? Sicuramente di ridurre la concentrazione urinaria di quelle sostanze che formano il calcolo, sicuramente anche di ridurre il proprio peso corporeo, quindi di avvicinarsi o raggiungere possibilmente il proprio peso desiderabile, però senza fare una riduzione troppo rapida del peso, perché questo ovviamente potrebbe al contrario facilitare la precipitazione dei soluti e quindi diciamo, favorire la formazione di nuovi calcoli. E poi il terzo punto, altrettanto importante, è quello ovviamente di apportare la giusta quantità di liquidi, quindi di acqua, in cui ogni giorno dovremo eliminare circa 2 litri di urina, e per fare ciò dovremmo bere tra i 2 litri e mezzo e i 3 litri di acqua. Come dicevamo prima, esistono tanti tipi di calcoli. Ovviamente, dopo aver avuto la diagnosi da parte del medico, aver fatto tutte le indagini del caso, e quindi avere individuato la tipologia di calcolo, si può procedere alla riduzione, diciamo, di quei singoli, di singoli elementi. Facciamo due esempi. Nel caso della calcolosi di tipo uratico, quindi così come avviene anche nella gotta, nell'iperuricemia, si riducono quegli alimenti che sono ricchi di purine. E quindi le frattaglie, il merluzzo, il pollo, gli insaccati, fagioli, lenticchie, spinaci e così via, ne sono davvero tanti. Nel caso invece della calcolosi ossalica, si riducono quei cibi che invece sono ricchi di acido ossalico, quindi il cioccolato, il rabarbaro, il sedano, gli spinaci, le barbabietole, la frutta secca, il tè. Un altro aspetto importante è sicuramente anche quello della prevenzione, per evitare delle recidive, che nei casi dei calcoli sono, ahimè, molto frequenti. Quindi vediamo cosa possiamo fare in generale, e sicuramente per evitare le recidive, come dicevamo prima, bere molta acqua, un'acqua di tipo naturale possibilmente, quindi per quella quantità che dicevamo di 2 litri e mezzo, 3 al giorno. Evitare il consumo, comunque ridurre il consumo di sale, e preferire invece l'utilizzo di spezie per condire gli alimenti.
moderare l'apporto di proteine di origine animale, ridurre i grassi saturi in favore di quelli insaturi, aumentare il consumo di frutta e verdura facendo attenzione alle distinzioni che dicevamo prima, ovviamente evitando quelle verdure ad esempio che sono ricche di acido ossalico. Tenere sotto controllo quindi le proprie porzioni e il peso corporeo, svolgere un'attività fisica costante e regolare, preferire determinati metodi di cottura, come possono essere quelli al forno, al vapore, alla griglia o semplicemente bolliti, lessati in acqua. Infine aumentare quegli alimenti che contengono fitati, che da alcuni studi, diciamo, scientifici sembrano inibire la cristallizzazione dei solidi di calcio. E infine, come dicevamo all'inizio, come sempre, chi ha necessità di perdere peso o di seguire un'alimentazione particolare perché ha avuto una diagnosi, una qualche patologia da parte del medico, ebbene rivolgersi sempre a degli specialisti della nutrizione, perché perdere peso è un qualcosa che ha a che fare strettamente con il nostro stato di salute e quindi dobbiamo essere sempre in ottime mani. Bene, io terminiamo qui questo nuovo appuntamento della rubrica, ci vediamo la settimana prossima. Vi ricordo che potrete, per approfondire l'argomento che abbiamo trattato oggi, potete leggere l'articolo che troverete sul sito e sui social di Cilento Channel e anche sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. E infine, prima di chiudere, vi ricordo come sempre il mio indirizzo email nutrizionericci@virgilio.it. Ciao e al prossimo appuntamento.